le rosse e verdi, ha il fascino provocante e sfuggente della piccola canaglia. Quasi mai si lascia guardare direttamente il viso, ombroso e diffidente. Il più giovane dei tre, col volto timido, dolcemente ovale, col suo cappello piumato e giubbino imbottito rosso e giallo, sembra indossare la livrea di un paggio secondo la moda veneziana o francese. Scherza, spingendosi e rubandosi reciprocamente il posto a sedere, l'aria vagamente annullata, sembrano alla ricerca di una distrazione. Perdi tempo in abiti vistosi, i tre sono forse vari, giocatori d'azzardo bravi, pronti alla facile rissa. Il contabile rovescia sul tavolo il contenuto della borsa. L'attività pare terra a terra, vagamente malavitosa. Quel denaro è l'incasso di un affare, il frutto di una truffa o di una vincita alle carte, un pagamento da spartirsi, una refurtiva. Al gruppo si aggiunge ora un uomo più in là con gli anni, battuto, con una berretta morbida di velluto nero e un elegante corpetto scuro, da cui fuoriescono ampie maniche rosse e gialle. È lei, pubblicano, esattore delle tasse per Erode e Antipa, peccatore e giocatore d'azzardo. Raggiunge il contabile. Controlla il primo libro mastro. Il contabile gli cede il suo posto a sedere. Chiama il giovane senza pubblicato e gli chiede di contare le monete, pulendosi gli occhiali per poter meglio controllare il suo lavoro. Poi comincia a sfogliare il secondo libro mastro. Il ragazzo affonda nella sedia oscurità che dietro un geniale, seduto a capitania. Ora gli uomini intorno al tavolo sono cinque, con una quarantina d'anni di differenza tra il più giovane e il più vecchio. Lei e i suoi assistenti, funzionari e impiegati del fisco, colti nella monotonia della loro abituale occupazione. Il realismo di questa normalità è tanto accentuato da divenire contemporaneo per sempre. Poi una folata di luce radente penetra nello spazio. Non più un bagliore smorzato, ma un liquido fascio luminoso che scivola e spartisce l'ombra. Entrano due palestrini. Il primo è un uomo robusto, con i capelli grigi e la barba, scalzo, tiene in mano un bastone ed è avvolto in una rotta coperta. Pietro è ritratto qui come uno dei tanti pellegrini che dalla campagna cominciavano già ad affluire a Roma nel 1600 per l'anno giubilare. L'altro è un uomo più alto, eccezionalmente bello, con una leggera barba. È un Cristo giovane, eroico, un Cristo che emerge dalla tenebra e la dirige, la vince, la donna, come l'increspatura di un'onda. La reazione ai nuovi arrivati si propaga da destra a sinistra attraverso lo spazio del tavolo. Il bagliore avvolge i giovani con le piume sul cappello, prima intenti a confabulare e si volgono, stupiti e senza parole. Il più giovane, inquieto, fa il giro del tavolo e si allontana dal gruppo ristretto, andando quasi a nascondersi dietro a lei, ancora occupato a controllare il gruppo. L'altro, invece, il ragazzo seduto a cavalcioni di schiena, si gira verso di loro, il busto va in torsione, il braccio destro si puntella sulla panca ed egli si alza, bellicoso, mentre la sua mano sinistra è già corsa all'impugnatura della spada. Ma Pietro si china su di lui per bisbigliargli qualcosa a bassa voce, rassicurandolo con un breve gesto, finché, lasciata l'elsa e riportata la mano sul fianco, egli non si siede nuovamente. A questo punto
sporge. Il fanciullo col cappello piumato ricompare timidamente, gli occhi curiosi spalancati, posando un braccio sulla spalla del Gabriele. Oh, come tutto si svolge a rallentatore, l'attimo dilatato, il tempo divenuto eterno. Qui si gioca un intero destino, qui si sceglie una vita diversa. Quel Cristo incatenante che affiora dalla profondità abissale di un'ombra che corrode il suo sguardo cavo, è come il dubbio nelle notti insonni. Il suo volto si staglia di profilo netto sotto lo scintillio di una regola quasi invisibile. E il suo braccio destro e la mano salgono, indicanti fortemente espressi di un languore eloquente. L'entrata di Cristo e di Pietro non è stata ancora percepita all'estremità opposta del tavolo. Posato il libro mastro, il contabile si aggiusta gli occhiali sul naso e si piega in avanti, mentre il giovane non alza neppure la testa. Assorti, assenti, perduti. Cristo già si volge di nuovo verso la piombo d'ombra da cui è emerso. Il corpo e i piedi si girano verso l'invisibile uscita. Resta ancora sospesa nell'aria greve la mano destra protesa nel cenno e nitido fino all'ultimo il profilo sorgente. E lei è ancora incredulo, con la mano sinistra ripete il proprio dubbio. Chi? Io. Proprio io, mentre con la destra ancora conta le monete e raddoppia la puntata. È un attimo confuso, un istante appreso. L'altra mano di Cristo, la sinistra, si alza fino all'altezza del cuore e si apre il parlante. La testa lievemente si inclina, conferma. E allora Pietro ribadisce l'invito, lo rende comprensibile come la Chiesa si fa tramite tra l'umano e il divino e il letto rassicurante diviene intuizione. E allora lei non è più Pietro, è già Matteo, dono del Signore, e può scegliere di alzarsi, lo sguardo umido, le mani vuote, e incamminarsi in questo istante e per sempre, chiamato alla postulante. Don't lose.